Ragazze, la sfoglia con mele e cannella è al forno. La torta, pere e cioccolato è pronta pure da infornare. Devo solamente sbucciare ancora pere per metterle tutte a fette qua. Queste pere sono piccoline, quindi quasi quasi le farò a metà. Ragazze, ma quanto ho cucinato oggi? Vi faccio rivedere il risotto, sapete lo chef quante volte è venuto qua a mangiarselo? Quindi risotto con zucca, poi ho aggiunto formaggio e due sottilette e ho mantecato. Poi ho fatto la sfoglia con le mele e cannella ed è quasi pronta. E poi ho fatto questa torta per il cioccolato. Vi ho fatto vedere il procedimento, la farina che ho utilizzato è questa qua ragazze, l'ho comprata ieri, farine Caputo, mi sembra mh, di averla vista pubblicizzata questa, eh, questa farina, come vedete è specifica per i dolci, vedete per dolci e frolla. Ok ragazze, quindi ora però vi faccio vedere pure tutto il casino che c'è allora qua ci sono tutte le bucce delle pere erano pere piccoline ne ho utilizzate ben 7. qui c'è la cannella che ho utilizzato ora ragazze mi devo pulire tutto quello che c'è qua appena finisce la sfoglia in forno questa, questa torta di pere e cioccolata ragazze torta in forno le sfoglie di mele sono già fuori e ora le faccio raffreddare e le metto eh, in questa bellissima alzata di chea e metto lo zucchero a velo, ma mentre la torta è in forno, io vado a fare una doccia. Che dite, ragazze? Mi posso rischiare? O mi va la casa a fuoco, fatemi sapere, ragazze guardate che spettacolo! La torta! Si, si è appannato tutto! Allora io ho spento anche se ho fatto la prova a stecchino anzi con lo spaghetto e devo dire che dentro è un, un pochino ancora mollacchia però siccome devo accendere il phon per asciugarmi la mia chioma dicevo mi devo asciugare i capelli quindi ho dovuto staccare il forno la lascio al forno in modo appunto il forno è bollente e finisce la sua cottura ora mi devo asciugare i capelli